Innanzitutto la firma di quest'atto significa che la Regione sta predisponendo tutti i provvedimenti per garantire la realizzazione del nuovo plesso. Naturalmente per raggiungere questo obiettivo serviranno ancora un po' di tempi, però io tengo a rassicurare i cittadini di San Benedetto sul tema ospedale di primo livello. San Benedetto, per avere un ospedale di primo livello, deve avere le 14 specializzazioni previste da un decreto ministeriale. Ma non solo ha le 14 specializzazioni, ma ne ha anche altre di secondo livello. Quindi questa domanda se San Benedetto ha un ospedale di primo livello è assolutamente scontata. Il tema semmai era quello di verificare se l'organizzazione attuale risponde alla domanda di servizi sanitari dei cittadini. Il Presidente Acquaroli ha detto sul famoso tema liste d'attesa e servizi e appropriatezza dei servizi sanitari che siamo tra i primi livelli in Italia sui LEA. Venerdì scorso c'è stata una conferenza degli assessori regionali e è emerso che le Marche riceveranno un premio perché siamo tra le prime 5 regioni che il Ministero prende in riferimento appunto per l'adempimento delle liste d'attesa e dei livelli essenziali assistenziali. Questo non significa che funziona tutto bene. Stamattina, prima di essere qua, mi ha scritto un signore che aveva una prestazione a 10 giorni e il CUP gli ha risposto che la prestazione poteva essere eseguita addirittura dopo 2 mesi, il che non può essere possibile. Stiamo riorganizzando naturalmente la sanità per dare le risposte che sono necessarie e il fatto stesso che la riforma prevede un'azienda autonoma esclusivamente di Ascoli Piceno e da poco c'è anche un direttore generale significa che il sistema entrerà in funzione e quindi i servizi che i cittadini di San Benedetto e di Ascoli domanderanno al servizio sanitario dovranno essere garantiti. Siamo davanti a una procedura che inizia oggi, noi riteniamo di arrivare alla fase della progettazione e l'inizio della progettazione effettiva nell'arco dei prossimi 6, 8, 10 mesi. Nel tempo dipende non solo da noi, dalla capacità di riuscire a mettere in campo tutte le procedure in maniera sinergica. Trattandosi di procedure amministrative che coinvolgono più livelli, più enti, chiaramente i tempi non posso garantirli in questo momento per tutto, però si tratta sicuramente di un ospedale che con lo studio che dovrà essere fatto e con l'interazione tra tutte le parti dovrà essere in grado di sostenere la sfida futura della sanità nella città di San Benedetto del Tronto e in tutto il comprensorio di San Benedetto del Tronto per un tempo molto lungo, quindi sarà un ospedale in grado di raccogliere le sfide future. L'interazione che dovrà essere fatta con AST, con il Comune, sulla non solo scelta del territorio ma anche chiaramente tutti i servizi che vanno messi accanto a un ospedale che possa essere in grado di raccogliere appunto in maniera piena la capacità di rispondere alle esigenze, quindi penso alla viabilità, penso a tutti quelli che sono i servizi che una struttura del genere deve avere, dovrà essere affrontata nel tempo e con i metodi che sono necessari nelle prossime settimane. Oltre a questo, certamente noi vorremmo rendere la procedura di realizzazione dell'ospedale irreversibile prima della fine del mandato, quindi significa arrivare ad un appalto. Da qui, da questa fase, alla fase dell'appalto dell'opera, passeranno chiaramente alcuni mesi e alcuni tempi che non derivano, non dipendono solo da noi, ma la nostra volontà è quella di consegnare una procedura irreversibile entro la fine della legislatura. Stiamo parlando di 3 milioni di euro per la progettazione, la cubatura invece dell'importo economico per la realizzazione dell'ospedale lo sapremo una volta realizzato il progetto di fattibilità tecnico-economico. Quelle risorse verranno affrontate sia con risorse regionali che con i canali di finanziamento per l'edilizia sanitaria e ospedaliera ministeriale. Quindi questa provincia dice no alle fumose idee di ospedali unici, ma avrà due ospedali, quello di Ascoli Piceno e quello di San Benedetto, che nella logica della rete saranno, come già detto dal collega Saltamartini più volte e dal presidente Acquaroli, ospedali di primo livello per il nostro territorio di Ascoli Piceno. Un risultato veramente per la città di San Benedetto molto molto importante.
Diciamo che comunque questo ospedale ce lo volevano scippare, diciamo questo. E comunque l'ospedale di San Benedetto alle origini è stato costruito e fatto dai cittadini sanbenedettesi. Noi siamo la quarta città delle Marche, siamo la città più importante ed è giusto che l'ospedale rimanga a San Benedetto del Tronto. Come abbiamo già parlato, questo sarà un ospedale di primo livello, per cui avremo tutte quelle caratteristiche che appunto un ospedale di primo livello richiede. Con la regione c'è un rapporto molto molto proficuo, diciamo anche molto molto costruttivo, e sono sicuro che arriveremo a quegli obiettivi di cui la città ha bisogno.